Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio nuovamente parlarvi dell'Osmo Pocket perché ho provato quest'estate in Sardegna a fare delle riprese sott'acqua praticamente con la custodia subacquea, con l'Osmo Case e praticamente così volevo farvi vedere un attimino come si comporta, come vengono le riprese e quali sono, diciamo così, i pregi e i difetti di questo prodotto. Per chi, diciamo così, non conosce l'Osmo Pocket, ve lo faccio vedere così velocemente. È praticamente una cam della DJI, la casa conosciuta per i droni, specialmente per il Mavic Pro. Questa praticamente è una piccola fotocamera, forse la più piccola che esiste, ed ha praticamente la testa, la cam, stabilizzata su tre assi meccanicamente. Quindi le riprese quando noi le facciamo in movimento vengono stabilizzate e non si muovono. Questa fotocamera praticamente ha un sensore da 1 su 1,23 di pollice, ha praticamente l'angolo di ripresa per paragonarla a una GoPro di 80 gradi circa e l'obiettivo è 38 mm. E ha un sensore da 12 megapixel, quindi fa fotografie, anche fotografie da 12 megapixel in vari formati. E per quanto riguarda i video, fa video a 4K 60 fps, 30 e così via a scendere, e 1080 a salire, quindi da 24, 25, 30, 60 e 120 frame. Quindi diciamo è abbastanza completa. Può fare anche degli slow motion, quindi fa delle riprese a rallentatore. E fa anche dei time lapse, quelle sequenze velocizzate di fotografie, e fa anche i motion lapse. E oltre, diciamo, a scattare foto ogni, diciamo, secondi da noi impostati, quindi 3, 4, 5 secondi, la testa dell'Osmo può anche ruotare e spostarsi, quindi fa diciamo, dei time lapse in movimento. Sono molto belli, da vedere. Ora niente, vi porto direttamente in Sardegna e quindi vi faccio vedere le prove che ho fatto e poi ne riparleremo dopo per quanto riguarda, diciamo, riprese e cosa ne penso. Ciao a tutti ragazzi, adesso voglio provare se l'Osmo nella posizione subacquea stabilizza le immagini. Quindi se la gimbal riesce a stabilizzare le immagini come quando in modalità normale. Quindi voglio vedere se funziona e se sott'acqua poi chiaramente ha problemi di vibrazione o cose varie. Intanto già a secco si può capire qualcosa, quindi spostando lateralmente o camminando se la gimbal fa il suo dovere. Allora proviamo subito. Allora, la prima prova è fuori dall'acqua e adesso sto camminando su un pavimento in piano, quindi non esco sceso e sto camminando lentamente. La gimbal vedo che si muove un pochino a scatti. Ora provo a fare dei gradini, vediamo se si riescono a vedere. Eccoli, ho dei gradini, vediamo un attimino come si comporta con i gradini. Sto scendendo lentamente. Eccoli qua. Adesso vado avanti, sto ancora in piano e adesso provo a fare uno spostamento orizzontale nella posizione, diciamo, classica dell'Osmo che si è messa subacquea, diciamo. Allora adesso sto spostando lateralmente destra sinistra, lo faccio un pochino più velocemente. Adesso lo faccio dall'alto verso il basso. Diciamo che la gimbal rimane abbastanza fissa, quindi non segue in modo rallentato come quando è in posizione follow me. Quindi
si comporta quasi come una gamma normale, soltanto che non lo so, non riesco a capire se stabilizza bene. Adesso provo a camminare, provo a fare. Sto scendendo ancora le scale. Adesso cammino sugli scogli, quindi è un passaggio non in piano. Devo fare attenzione anche a camminare. Ora provo a fare dei spostamenti laterali anche qui, così con la linea dell'orizzonte magari uno si può regolare gli spostamenti. Adesso voglio fare la prova in acqua, quindi metto l'osmo nello scafandro e vediamo un attimino come si comporta in acqua e se le riprese sono stabili o se ci sono problemi di spostamenti anche in quel caso. Chiaramente sono riprese in acqua bassa, quindi anche per i movimenti riesco a farle vedere meglio, c'è più luce, quindi si riesce ad apprezzare meglio così la ripresa. Adesso ve la faccio vedere. Adesso sto camminando fuori dall'acqua, non so se si sente la mia voce e sto provando se stabilizza il movimento esternamente, quindi sto camminando in acqua e sto vedendo se stabilizza, vediamo un attimino. Adesso provo se spostando la telecamera a destra o a sinistra stabilizza. Eccomi nuovamente qua ragazzi. Allora, come avete visto, le riprese in acqua sono veramente belle.
specialmente con acqua pulita in Sardegna, dove c'è, diciamo, la sabbia bianca e l'acqua cristallina, le riprese sono veramente spettacolari. Alcune le ho fatte a 4K a 30 fps, altre le ho fatte a 1080 per fare delle prove. Personalmente, le riprese, in acqua sono belle, però non sono diciamo il massimo, poiché, la cam ha la messa a fuoco in automatico, non ce l'ha fissa come un action cam, quindi con un angolo aperto e mette a fuoco tutto, ma, questa qui praticamente mette a fuoco il soggetto. E il problema è questo: se l'acqua non è particolarmente pulita, magari c'è un po' di sospensione, c'è il pericolo che, diciamo, quelle particelle che sono in acqua vengono messe a fuoco prima del soggetto e quindi c'è uno sfocamento dell'immagine, magari mette a fuoco dietro o mette a fuoco avanti e può creare problemi. Diciamo che c'è questo piccolo problema, non so se si può risolvere tramite software e mettere una messa a fuoco all'infinito. Purtroppo è così, diciamo. Però con l'acqua pulita ho visto che questi problemi, diciamo, non sussistono, anche perché le riprese io le ho provate, sono veramente belle. Altra cosa che voglio dire, praticamente, sì, quando ho fatto le riprese alle meduse, che l'acqua non era proprio pulita, aveva difficoltà a metterla un po' a fuoco, quindi se uno poi si avvicina un po' troppo al soggetto c'è il pericolo che metta a fuoco dietro, quindi sfoca davanti e mette a fuoco dietro. Bisogna fare un po' così di attenzione. La stabilizzazione nella posizione, diciamo, subacquea, quindi mettendo, come ho detto nell'altro video, la posizione, diciamo, del case, si posiziona, la telecamera in avanti e si blocca in quel modo, quindi non c'è una stabilizzazione come sta all'esterno. Quando siamo all'esterno la telecamera sta in follow me, quindi segue, lentamente e toglie le vibrazioni. Chiaramente in acqua queste non ci sono come vibrazioni, perché quando uno fa le riprese a mano tende sempre a fare riprese lente, però non sono proprio il massimo, potevano fare qualcosa di più a mio avviso. Secondo me va rivisto tramite software qualche regolazione. Abbiamo provato anche a mettere il follow me all'interno, diciamo, del case senza metterlo nelle opzioni di case, e bisogna fare attenzione anche lì, perché le riprese vengono abbastanza bene, solo che se ci muoviamo velocemente si vede, diciamo, il bordo dello scafandro, quindi bisogna andare lenti e fare attenzione. Adesso voglio dire pure, parlarvi anche dello scafandro. Lo scafandro non è male, io mi sono trovato molto bene, certo è un pochino delicato, questo sì, potevano fare qualche cosina di più anche qui, certo il prezzo non è elevato, quindi. Però ecco, ad esempio la lente questa davanti, dove riprende l'osmo, non è in vetro ma in policarbonato, è plastica, quindi è soggetta a rigarsi, bisogna fare attenzione alla sabbia, bisogna fare attenzione a come viene riposto nella sacca. Io cerco di rimetterla nella sua busta, ma molto probabilmente mi farò una custodia o qualcosa, almeno una protezione per quanto riguarda questo. I comandi sono molto semplici. Quanto riguarda questo è facilissimo, perché c'è il tasto di accensione, quindi lui si posiziona. E poi dopo con il REC basta premere una volta, si riprende, e qui c'è il, diciamo, il vetrino dove si vede quello che sta facendo l'osmo, e poi si ripreme e quindi si stoppa. Sinceramente il prodotto mi piace, però potrebbero fare qualche cosina di più. Io mo non so se mi ascolteranno, se per, diciamo, se DJI ha intenzione di fare qualche piccola miglioria. Credo che tramite software si possa fare. Io nelle riprese, diciamo, in modalità case, si vede che quando cammino praticamente non stabilizza, però chiaramente fuori dall'acqua uno riprende senza case e il problema, diciamo, che è risolto. Volevo provarlo anche sul fucile, quindi io faccio pesca subacquea e volevo provarlo. Purtroppo quest'estate non avevo l'attacco giusto per il fucile, quindi non ho provato a montarlo. Però ecco, l'unica cosa che posso dire, l'angolo da 80 è molto stretto, quindi diciamo così le riprese secondo me sono troppo chiuse e non so quanto può essere valida la ripresa per la pesca subacquea, però chiaramente è una cosa che voglio provare
adesso che reperisco tutti gli attacchi. Ho anche il timore del rinculo del fucile, perché questa, diciamo così, la cam rimane abbastanza fissa, quindi non c'ha quell'oscillazione che potrebbe smorzare il rinculo. Secondo me, non so se può danneggiare e creare problemi. È una cosa che proverò casomai in seguito. Per chi è interessato ad acquistarlo, quindi vuole avere così notizie su dove prenderlo, io l'ho comprato online da Personal Drone. Vi metto poi casomai i link sotto, sia dell'Osmo Pocket che del case. Io mi sono trovato molto bene, è un'azienda che sta a Roma online, vende tutto DJI e anche altri prodotti, quindi è autorizzata. Il prodotto vi arriva in 24 ore, la garanzia è DJI, quindi nessun tipo di problema. Quindi se volete io vi metto i link con i prezzi e potete tranquillamente ordinarlo senza problemi. E la persona che se ne occupa è veramente in gamba e professionale. Quindi per quanto mi riguarda io spero di essere stato utile con questo mio video. E, diciamo, il prodotto è valido per fare riprese amatoriali. E a livello così di divertimento sia fuori che dentro, anzi fuori fa delle riprese bellissime, quindi se lo sappiamo utilizzare anche in manuale con dei filtri ND o polarizzati, le riprese sono bellissime. Bisogna chiaramente perderci un po' di tempo e saperlo utilizzare. Sott'acqua la cosa diventa un pochino più complicata perché i filtri non se ne possono montare e quindi in quel caso ci vorrebbe un filtro rosso per togliere la dominante blu. E poi c'è questo problema, diciamo, della messa a fuoco automatica che sott'acqua ogni tanto va per conto suo, quindi dipende insomma da tante cose. Grazie a tutti e continuate a seguirmi sul mio canale, se non siete iscritti fatelo, che a me fa molto piacere. E c'è una campanellina, potete cliccare lì così vi arriveranno le notifiche e i successivi video sarete avvisati. Grazie e ci sentiamo presto con i prossimi video. Ciao!